Lo dico subito, aspetta. Ok, siamo live, siamo live. Buonasera a tutti, ci siamo, ci abbiamo fatta. Da Ancona e Da Torino. Torino. Siamo un po' emozionati perché è la primissima volta, quindi adesso ci vuole un attimo di, come si dice, prendere un po'. Le misure. Ecco, già sono, dai, siamo già in due. Allora, cominciamo con le presentazioni. Io si vede, c'è scritto sotto chi sono, no? Qua. Vabbè, insomma, blog, Altezza Reale, Instagram, eccetera, eccetera, pagina Facebook. Alessandro, invece, grande esperto di Savoia da sempre. Adesso da 2 anni, credo, no? Sono 2 anni, avete compiuto 2 anni. Da 2 anni sì, abbiamo fatto la pagina su Instagram dove ci occupiamo di un po' tutte le dinastie europee e anche di qualcosa extra Europa. Seguiamo un po' gli interessi del momento. E siete, diciamo. Siamo io e Michele che ci siamo conosciuti proprio grazie al tuo blog dove Siete abbiamo... conosciuti a Parma, durante una gita a Parma. Parma, sì, durante una gita a Parma. Lì conosciuti di persona, prima ci commentavamo sul blog, sotto i post sul blog, interesse in comune, abbiamo detto perché non facciamo una pagina su Instagram dove diciamo che le pagine serie latitano un pochino nei Casseggiano, post. casseggiano. Voi siete un po', diciamo, fate un sacco di cose, gioielli, molto Sì, personali. trattiamo un po' tutti gli argomenti, dalle ricorrenze per sfruttare... Non siete citati da famosi giornalisti che si occupano di gioielli, però io ho capito che era a voi che si riferiva su una questione nei giorni scorsi, vero? Sì. E poi Instagram permette anche di essere in contatto diretto con un sacco di royal perché basta saperli scovare. Poi Hanno il profilo, certo. tanti seguono il nostro profilo, hanno iniziato a seguire il nostro profilo dopo essere stati taggati, alcuni commentano, con altri magari qualche scambio in chat c'è stato, quindi tante, tante esperienze divertenti. Dunque, però tu nasci come, perché noi ci siamo conosciuti, perché tu sei il grande esperto di Casa Savoia. Sì, perché una volta ho scritto un commento sulle perle della regina Margherita nel 2011. Quindi proprio l'inizio del blog. E quindi insomma, tu sei grande da torinese, da piemontese, sei grande appassionato, grande esperto di tutto quello che riguarda Casa Savoia. E quindi noi questa sera abbiamo deciso di fare questa diretta che cerchiamo di contenere nei tempi, nel senso che durerà un'oretta, anche se ho visto la lista che abbiamo fatto, non lo so, vabbè. Vabbè, la facciamo veloce. Parleremo di libri perché d'estate si legge, si spera di leggere un pochino di più, perché comunque c'è stata fatta questa richiesta, sia a te che a me, di dare un elenco di possibili letture interessanti e diciamo di buon livello dedicate ai Savoia. Con una premessa doverosa di cui parlavamo l'altro giorno, in Italia si scrivono pochissime biografie, si sono scritte e si continuano a scrivere pochissime biografie. E si traducono anche Perché pochissime si biografie. traducono pochissime? Perché i paesi, le due grandi nazioni con una grande tradizione di biografie sono l'Inghilterra e la Francia. Ma di tutto quello che viene prodotto si traduce pochissimo. E quindi noi abbiamo fatto una selezione, ma in realtà su questa dinastia, come su altri personaggi, perché io cito sempre, per esempio, Isabella d'Este, su Isabella d'Este non esiste una biografia storica, cioè a parte il Rinascimento privato della Bellonci, però c'ho l'aereo che passa adesso, scusate. A parte questo, che la Bellonci è più, diciamo, romanzato che biografia storica, in realtà non c'è nulla su un personaggio così, cioè così importante della storia italiana. Quindi è
E questo, insomma, avviene su praticamente qualsiasi altro settore, altro territorio italiano. E per quale motivo? Boh, cioè, ci siamo dati delle spiegazioni, però niente, il genere non è considerato storia importante, quindi non è stato considerato. Chiaramente ci sono un po' di biografie di personaggi che sono un pochino più diciamo, c'è un pochino più di interesse così tra il gossip e la storia, ecco, per, diciamo. Però per il resto purtroppo l'Italia c'ha questa carenza, gli studi storici italiani hanno questa carenza. Quindi niente, noi oggi vi raccontiamo un po' di libri su Savoia. Una selezione preziosa di tanto materiale che... Allora, sono libri naturalmente che non è detto, cioè non è detto si trovino in commercio, che non sono libri recenti. Però poi io sotto nel box qua sotto mettiamo tutta la lista. E vi consiglio anche dove trovarli, nel senso che ci sono c'è un grande aggregatore di librerie di seconda mano che si chiama Mare Magnum, dove si trovano tantissime cose. E poi io ho scritto anche in un altro video che è sul canale la cosa fondamentale, cioè ragazzi, le biblioteche comunali, che sono una fonte di tanti libri. E tra l'altro c'è un catalogo nazionale. Si può fare la verifica se il libro è presente nella zona, o se non è presente ci sono molte biblioteche che fanno il prestito interlibrario e quindi si può chiedere, cioè si fa semplicemente una richiesta di avere il volume, cioè che non, tra l'altro credo o non ci sono costi, c'è proprio il costo minimo della spedizione, quindi insomma ci sono, usiamole le risorse che abbiamo, no, intorno, e comunque insomma più o meno queste cose si trovano o di seconda mano o i vari siti online, insomma. Sì. Poi alcuni diventano anche pezzi da collezione, perché sì, le tirature sono limitate, quindi puoi trovarli anche a un prezzo umano, è una botta di fortuna. Vabbè, però la maggior parte si trovano, dai. Sì, 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 sì. Cominciamo. Allora, numero uno. Per avere la, diciamo, una visione della Maison de Savoie. Questo libro è in francese, quindi niente, ed è stato scritto, sì, da Maria José. Maria José, che è lui, la moglie di Umberto II, l'ultima regina d'Italia, la regina di Maggio, anche se tu non vuoi che si usi questa definizione. E lei è una storica. Durante l'esilio lei ha passato il suo tempo scrivendo saggi, facendo ricerche, scrivendo saggi su Casa Savoia. Il secondo ce l'hai tu. Il secondo ce l'ho io ed è questo qua. Questo è abbastanza recente, ecco, adesso si vede. Ok, eccolo qua. Ritratti sabaudi, vizi e virtù di Casa Savoia. È scritto da Dino Ramella, che è un autore piemontese, che tra l'altro ho conosciuto poi grazie a una presentazione di un libro molto simpatico, e questo libro qui ha la virtù di raccontare tutta una serie di personaggi, principalmente da Carlo Alberto in poi, e anche una serie di residenze che questi personaggi hanno vissuto, tutti descritti in un paio di pagine ciascuno, e analizza tutti con i propri caratteri, i propri pregi, le proprie virtù, raccontando aneddoti privati, perché l'autore è riuscito a, diciamo, a intervistare o comunque a conoscere persone che hanno ricordi o comunque si tramandano ricordi legati a questi personaggi, quindi si trovano un sacco di chicche interessanti che nelle biografie storiche, prettamente storiche, non vengono considerate importanti e quindi non vengono raccontate. Per esempio, quella che mi ricordo sempre, che mi ha fatto più sorridere, è che Umberto I al Quirinale, nella sua camera da letto, quella che oggi è un salotto a fianco allo studio del Presidente della Repubblica, c'è un balconcino con vista su tutta Roma, e lui lì si era fatto fare delle cassette di legno
apposta per coltivarsi da solo l'insalata che poi mangiava regolarmente tutti i giorni. Oppure la semplice mania di, quando era Monza, prendendo il caffè, di inzupparci il pane. Sono cose che rendono un pochino più umane i personaggi che di solito hanno solo un nome, un numero e una data di fianco, e ce li rendono un pochino più umani raccontandoci un sacco di storielle un pochino più colorate, più divertenti. Questo è un libro che ha già una quindicina d'anni, ma che almeno in Piemonte si trova spesso, anche nei bookshop dei musei è sempre molto quotato. Vai, la seconda, ritorniamo a Maria José come autrice. La seconda, di nuovo Maria José come autrice, questa volta è proprio un saggio storico, finalmente in italiano, una biografia vera e propria di Emanuele Filiberto di Savoia, l'ha scritta, se non ricordo male, tra gli anni 60 e gli anni 70, ed è veramente c'è stato veramente un lavoro di ricerca storica meticoloso. Ha avuto accesso ovviamente in via privilegiata, perché tante carte magari le avevano ancora in famiglia. Ricordiamo che Emanuele Filiberto, testa di ferro, il vincitore della battaglia di San Sì, Quintino. personaggio centrale della dinastia nel 500, perché recupera tutti i territori, quasi tutti i territori che i francesi avevano sottratto al padre in Piemonte e in Savoia. Quindi lui, andando a servizio dello zio, che era Carlo V, e poi del cugino Filippo II di Spagna, come comandante militare, come governatore delle Fiandre, vince la famosa battaglia di San Quintino contro il re di Francia, e nel contratto della vittoria, nel trattato di pace, lui guadagna una moglie francese e soprattutto riguadagna i propri stati, porta la capitale da Chambéry a Torino. Quindi è considerato proprio il personaggio che ha dato la svolta alla Della dinastia, dinastia. è stato quello che ha intuito per primo che l'espansione non doveva avvenire a danno dei francesi, ma nella pianura padana e quindi sul versante italiano, spostando tutti gli equilibri della dinastia. E questa biografia è scritta molto bene perché è molto documentata, si fa riferimento a un sacco di episodi che generalmente nelle biografie meno corpose, meno dettagliate, non vengono raccontati. Tutta una serie di trattative, di lettere anche, mi ricordo, private del principe ai suoi collaboratori, dove spiegava che lui ha avuto una vita molto turbolenta e si è dovuto veramente fare da sé, perché quando è nato non avevano più niente. Il padre ha dovuto indebitarsi e vendere tutto per potergli pagare il viaggio per andare alla corte dell'imperatore, quindi ha ricostruito tutto. Ok, tu ne hai un Poi, altro, tu no? sì, Non lo sempre su Emanuele Filiberto. Questa è una biografia molto più recente. Adesso, ok. so. Ok. È una biografia più recente, un pochino meno dettagliata, forse anche con meno dettagli, forse più facile da leggere a chi magari non è appassionatissimo del personaggio, della storia del Cinquecento. Ed è sicuramente comunque un ottimo libro, perché, anzi, la cosa che stupisce è che queste biografie non siano mai diventati film, perché queste vite del Cinquecento, di questi personaggi, si presterebbero davvero a un sacco di. La vita del testa di ferro, veramente, perché Sì, tra o romanzi storici, come è successo poi con i Tre Moschettieri, o poi film insomma, di successo. lui si sposa praticamente la sorella di Enrico II di Valuano, il marito di Caterina dei Medici, Sì, con una clausola il loro i francese. festeggiamenti per il loro matrimonio. Viene organizzato durante i festeggiamenti per il matrimonio, viene organizzato un torneo, il famoso torneo alla Place de Vosges, quella che oggi è Place de Vosges, e dove il Montmorency, non mi ricordo se conte o qualcosa del genere, ferisce mortalmente a un occhio Enrico II, Sì. che muore quindi dopo alcuni giorni di agonia. Quindi insomma c'è anche questa vicenda, no? Abbastanza. Sì, no, anzi, legato al matrimonio c'è anche un'altra vicenda molto più politica, legata al fatto che i francesi, che non si erano, diciamo, molto
non erano molto felici del fatto di aver perso l'ingresso alla pianura padana, ai valichi alpini, che erano stati la fortuna della dinastia, avevano ceduto di nuovo questi territori a quello che era il legittimo proprietario, però gli avevano concesso in moglie una principessa, appunto Margherita di Valois, che era già verso la trentina e quindi si considerava già vecchia, probabilmente sterile, con la clausola poi di, nel caso non ci fossero stati figli, di restituire i territori alla Francia. E poi invece nasce un figlio, Carlo Emanuele I, che è un altro personaggio, che è uno dei primi, considerato uno dei primi principi in Italia della sua epoca. Addirittura c'erano dei contemporanei che già lo individuavano come possibile unificatore della penisola. Quindi... Allora, vai, secondo, cioè poi dopo tu hai un'altra cosa e poi dopo ritorno io. Allora, vai. Allora, io adesso poi si passa di un paio di secoli, una biografia molto più sottile, meno corposa, però su un altro personaggio, Vittorio Medeo II, questo è il primo re della dinastia, colui che passa da duca di Savoia a re di Sicilia nel 1713, con la fine della guerra di successione spagnola, e poi al 1720 al regno di Sardegna, che è il regno che poi di Savoia porteranno fino al Risorgimento con l'Unità d'Italia. Questo è un altro personaggio che meriterebbe volumi e volumi di biografie, perché già solo per come lo chiamavano i francesi, ovvero la volpe savoiarda, ci fa capire il tipo di personaggio, perché lui è nato sotto la reggenza della madre, che era una burattina della corte di Versailles, del Re Sole, e per tutta l'infanzia prima cerca di riottenere il potere dalla madre e poi cerca di svincolarsi da quello che era il Re Sole, che gli impone la moglie, gli impone determinate leggi come le persecuzioni ai Valdesi e tutta una serie di altre vessazioni che fanno sì che poi il Ducato di Savoia sia lei con l'impero d'Austria, e durante la guerra di successione spagnola prima rischia di scomparire perché tutto il Piemonte e la Savoia vengono invasa dai soldati francesi, e poi col famoso assedio di Torino sconfiggono i francesi, arrivano addirittura a invadere la Provenza fino a Tolone. E appunto, tra l'altro, probabilmente, adesso non so se a causa Covid il progetto si sia fermato, una di questi aneddoti legati a Vittorio Amedeo II era stato, mi sembra addirittura, scelto dalla Film Commission piemontese per un progetto legato a una serie televisiva sui Savoia, nello stile dei Medici. Grazie, dai. Tutto questo per capire che comunque ci sono stati grandi personaggi che sono poco conosciuti, poco studiati. Sì, è stato appunto, prima ha fatto diventare indipendente il suo Stato, poi ha fatto tutta una serie di leggi moderne che l'hanno cambiato, ovviamente centralizzando il potere perché era un monarca assoluto. E poi ha completamente rifatto i suoi stati da un punto di vista artistico e culturale, ampliando ovviamente l'università, donando un sacco di libri e chiamando a Torino tutta una serie di architetti importanti, tra cui Ubarra, che hanno creato autentici capolavori nelle varie regge, le famose regge sabaude che circondano Torino e che sono tutte locate in Piemonte. Nasce tutto da quando, col passaggio da Ducato a Regno, tutto questo. Torniamo indietro. Poco, perché io poi avevamo, vabbè, l'ordine si era un po' così. Io invece ho qua Eugenio di Savoia. Vicino. Leggermente. Eugenio di Savoia nasce in Francia. Il Re Sole non lo vuole, non lo considerava un po', insomma, non adatto alla vita militare. Figlio di una Mancini, quindi una nipote di Mazzarino, e quindi lui fa armi e bagagli e se ne va in Austria, se ne va al servizio dell'imperatore Sacro Romano Impero di Asburgo, insomma.
e diventa un grande condottiero. Cioè, Eugenio di Savoia oggi, ancora oggi è celebratissimo a Vienna, c'è un palazzo. So. E ci sono, allora, io ho questo è un Franz Herr, che è uno storico molto importante, molto, molto noto. E poi abbiamo deciso di far vedere anche questo qua, che è di un altro storico, credo tedesco, non austriaco, Oppenheimer, ha collaborato anche il nostro amico recentemente scomparso, Vittorio Giovanni Cardinali, che era il presidente dell'Associazione Immagine per il Piemonte, insomma, che noi ricordiamo sempre con grande affetto, e tra l'altro era di origini marchigiane, quindi insomma. E ecco, questi due su Eugenio di Savoia. E questo qua. Ok, senti, io vado leggermente più veloce, perché sennò noi qua finiamo a tipo mezzanotte. Tocca a te. Allora, io poi si fa un salto temporale di circa un centinaio d'anni e ho questo libro che La storia ritrovata, Carlo Felice, re di Sardegna, racconta appunto questa figura di un sovrano pressoché dimenticato, se non fosse per il fatto che ha acquistato la collezione di antichità egizie, che oggi è il Museo Egizio di Torino, che è il secondo più importante al mondo. Probabilmente molti non lo ricorderebbero neanche più. È una figura invece fondamentale del periodo della Restaurazione, perché comunque è stato colui che ha scelto anche di emancipare, pur tornando all'assolutismo, i propri stati dall'Austria, quindi è fondamentale per la preparazione del Risorgimento come sovrano. Okay. È un punto. E questo è l'unico libro che conosco su questo sovrano. Per la serie servirebbero biografie. Vai. Poi il prossimo è il re successivo, il successore, Carlo Alberto. Carlo Alberto Re. Questo è un libro molto, molto ben fatto, perché è scritto usando come fonti carteggi privati e soprattutto documenti che sono negli archivi di Stato, quindi è basato sui documenti, e il che non guasta, perché dà veramente un'idea di quello che è stato il regno di Carlo Alberto, anche lui ricordato praticamente solo per lo Statuto Albertino e per la prima guerra di indipendenza, ma c'è stato tutto il decennio precedente, dove tra riforme culturali con l'istituzione dei primi musei e riforme civili con l'emanazione dei codici civili, penali, di commercio, insomma, è stata una figura di preparazione a quello che poi è stato il decennio cavuriano, che ha fatto sì che l'Italia divenisse un paese unico e unito. Quello successivo è il miglior libro che io abbia mai trovato, è questo qua. Purtroppo non si vede bene. Il titolo si chiama L'ombra del re, Vittorio Emanuele II e le politiche di corte. È il miglior libro che io abbia mai trovato su Vittorio Emanuele II, perché è come quello che vi ho appena detto. Non è un altro su Vittorio Emanuele II, ma lui non piace, però lo faccio vedere. Per cronaca. Però questo libro qua è scritto sempre anche lui sui documenti degli archivi di Stato, sugli archivi delle grandi famiglie che facevano parte della corte, e soprattutto sulle carte donate da Umberto II all'archivio di Stato di Torino dell'archivio privato di Casa Savoia. E quindi escono proprio fuori tutti i pregi, ma anche i difetti, perché si vede, intanto si smontano una serie di luoghi comuni sul fatto che il re fosse rozzo, non contasse nulla politicamente, eccetera. Però si vedono anche, per esempio, c'è tutta la descrizione dei debiti che lasciava in giro, quindi luci e ombre, scritto su documenti che per alcuni sono la prima volta che vengono pubblicati. È un libro del 2011, quindi anche non troppo vecchio, ma neanche troppo recente. E questo secondo me è il punto, il migliore che sia mai stato scritto su questo personaggio. Allora, questo invece è quello che a lui non piace, ed è Vittorio Emanuele II, la terza di un inglese che si chiama Dennis Mack Smith. Allora, Dennis Mack Smith è famosissimo perché ha scritto una corposa e molto famosa biografia di Mussolini.
Lui è uno storico, diciamo, che si occupa dell'Italia e ha prodotto anche questo volume su Vittorio Emanuele II, che Alessandro non piace perché ci ha trovato un sacco di errori. Diciamo che è anche un libro datato, perché comunque la storiografia si modifica a seconda dei periodi storici. Sì. No? Molti errori e molti pregiudizi. No, ma appunto, perché, cioè, perché comunque... La storia, diciamo, è quasi sempre una scienza esatta, nel senso i fatti storici, però poi dopo l'interpretazione, no, dipende da chi legge, da chi scrive i documenti, da chi legge i documenti e poi da chi scrive il racconto. Quindi, insomma, sappiate che questa corposa biografia, adesso vi dico anche del 72, del 1972, Alessandro Sala, che è il nostro esperto, grande esperto di Savoia, non è piaciuta, quindi se la cercate sappiate che avete la disapprovazione di Alessandro. Piena di errori anche banali. Ok, allora, l'altra biografia, diciamo, andiamo con ordine cronologico, l'altro personaggio che invece è stato abbastanza raccontato perché aveva il suo lato glamour, è la regina Margherita. Questa è una biografia di Romano Bracalini, che è un giornalista, è una biografia degli anni 70, no, è dell'83, non è del 70. E, cioè, in quegli anni sono uscite alcune cose, Rizzoli pubblicava delle biografie ogni tanto, e qui la regina Margherita, perché comunque è un personaggio di un certo, così, cioè aveva il suo lato... fondamentale, personaggio glamour, fondamentale. Lato glamour, poi c'era tutto il discorso, lei era, insomma, c'era questo rapporto con Carducci, quindi c'erano da raccontare una serie di cose, poi insomma, siccome Umberto comunque non era un personaggio considerato, insomma, ci sono state un sacco di voci contrarie, Umberto, cioè lei è stata presa forse per raccontare l'epoca invece di fare una biografia su Umberto. Tu su Margherita di Savoia hai una novità, questa è proprio novità, sì. Vediamo la novità dell'ultimo minuto, è uscita credo un mese fa, forse, sì, forse un paio al massimo. Un giornalista storico Margherita, che io conosco, tra l'altro ci conosciamo, Luciano Regolo è un grande appassionato di Casa Savoia, ha scritto altri volumi molto, molto spessa, sì, 800 pagine. Ha scritto altre cose su Casa Savoia, sulle donne di Casa Savoia, sui personaggi femminili, molto interessanti, molto documentate. Lui è un cacciatore, devo dire, un giornalista, però con una capacità di ricerca, di analisi molto, molto, molto... Ma io ne ho letto un paio di capitoli adesso e devo dire che si prospetta una lettura interessante. Sì. Perché comunque non cioè, sembra molto completa, e sembra aver avuto accesso anche lui ad archivi vari, e quindi... Lui ha contatti diretti con Casa Savoia. Sì. Lui ha contatti diretti. Ha contatti diretti perché ha iniziato scrivendo una biografia molto importante, poi dopo ve la faccio vedere, quindi probabilmente ha avuto accesso sì ad archivi. Sì. Sì, poi infatti come presentazione nel libro, invito alla lettura, c'è quello di Amedeo di Savoia e di Maria Gabriella e di Sergio di Jugoslavia, quindi non uno, non due, ma ben tre. Senti, io lancio questo che, diciamo, c'entra e non c'entra, nel senso che è una biografia molto interessante, un racconto molto interessante dell'assassino omicidio, l'attentato a Umberto I nel 1900, quindi quest'anno sono 120 anni, sì. Esattamente. L'anarchico che venne dall'America, Gaetano Bresci, molto... bello, mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto l'anno scorso e devo dire che l'ho trovato veramente molto interessante perché racconta tutti i retroscena, naturalmente dettaglia le ultime ore, gli ultimi giorni e le ultime ore di entrambi i personaggi
ed è uno spaccato un po' della società dell'epoca, perché Bresci era, cioè, era emigrato, era un toscano emigrato, insomma, veramente, no, non era toscano, non mi ricordo, vabbè. Comunque, bello, Petacco, c'ha questa scrittura un po', diciamo da giornalista più che da storico, però piacevole da leggere, perché comunque io lo dico contro di me, nel senso che gli storici certe volte sono di una pesantezza quasi simile all'uranio e conosco uno ma non faccio nomi. E naturalmente allontanano i poveri ignari che vorrebbero avvicinarsi alla storia, no? E invece no, secondo me c'è bisogno di raccontare seriamente, in maniera documentata, la storia, ma con un linguaggio accessibile. Stavo pensando che, tra l'altro, sai che mi sa che era di Prato, quindi se c'è una persona, nostra amica che ci sta sentendo, ci tira le orecchie, però non me lo ricordo. Vabbè, non mi ricordo, però vabbè, mi perdonerà. Allora. Io ne avrei uno su un personaggio che è morto in epoca umbertina. Vai. È Eugenio di Savoia Carignano. Ok. Villa Franca, e lui è stato un personaggio che ha servito Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto I, un cugino che attraverso la sua biografia si vede da un altro punto di vista tutti i vari tre regni, perché è davvero, davvero interessante. Anche questo è un pezzo raro perché è dettagliatissimo, non proprio scorrevole in alcune parti, soprattutto quando parla delle questioni patrimoniali dei suoi genitori, che se uno non è interessatissimo, come dire. Però il diritto imprescindibile di storia anche a calpare, volendo. Cosa? Era, come si chiama lì, Pennac, ha scritto i diritti dei lettori, no? Il lettore ha anche il diritto a saltare delle pagine. Sì, certo, se non è interessato sicuro. Però è un personaggio fondamentale della dinastia, soprattutto per la storia d'Italia, perché ha fatto da luogotenente, da reggente in una serie di regni che sono caduti durante il Risorgimento, nel periodo pre-unione con l'Italia, ed è stato anche è stato il primo principe sabaudo a entrare nella marina militare, quindi insomma una persona conosciuta ma interessante. Tu avevi altre due cose, vabbè, avevi un altro libro sulla regina Margherita, sì, Calegno. No, la classica biografia che viene sempre ricordata, forse una delle più famose, quella di Casalegno. Sì. È una biografia un pochino più datata perché, se non ricordo male, degli anni 50, poi è stata rieditata in un sacco di occasioni, però diciamo che non è così approfondita come sembra essere quella appena uscita. Beh, diciamo anche che Margherita, che è stata la prima regina d'Italia, perché Vittorio Emanuele II non aveva una moglie vivente, aveva una seconda moglie morganatica, intorno a Margherita si è creata anche una specie di aura mitica. Era un personaggio che, come dire, avesse avuto i social si sarebbe divertita. Certo, meritava, però c'è anche, no, è stata anche la tendenza a biografie un po' agiografiche. Alcune sì, va detto comunque che ha tanti meriti, compreso quello di essere la madre del Made in Italy, perché tutta una serie di... L'idea della produzione italiana è nata proprio durante il suo regno, perché è stata lei che ha smesso di vestirsi a Parigi, ha smesso di usare gioiellieri europei e cose varie, i mobili in Brianza per la Reggia di Monza, i merletti a Burano, il vetro di Murano per i lampadari del Quirinale, insomma tutta una serie di iniziative economiche sono nate da lei. Poi era un amante della tecnologia, quindi è stata una delle prime donne in Italia a guidare l'automobile, a scalare le vette alpine, insomma era un personaggio molto particolare.
Scusa, stavo facendo delle domande. Sebastiano D'Urso ci chiede se sappiamo dove trovare la biografia su Iolanda di Savoia. Allora, l'ho detto prima, ci sono delle piattaforme che aggregano delle librerie di second hand oppure libri usati, antiquariato. Questa piattaforma si chiama maremagnum.com. Lanciando la ricerca lì potrebbe essere, diciamo, facile trovarlo. Se no, io uso anche per cercare libri introvabili il classico eBay. Ci si Eh trova. sì, lì si trova, Sì, ci si e si trovano. va sull'usato. Sul nuovo, su Amazon, si va Ah, sì, sempre no, quello. dopo. Amazon ha una piattaforma anche di vendita, diciamo, di libri usati, quindi io farei una ricerca proprio dappertutto. E poi sempre l'OPAC, che è il catalogo delle librerie delle biblioteche italiane, guardare lì perché semmai ci fosse. Allora, andiamo avanti. Io ho un altro libro di Luciano Regolo, che è questo, Yelena, cioè Elena di Savoia, la moglie di Vittorio Emanuele III. Anche questo, una biografia corposissima. Luciano Regolo, diciamo, non pubblica a rotta di collo, nel senso che tra un libro e l'altro passano molti anni, perché appunto è uno studioso serio, insomma, che si documenta. E anche questa è una biografia molto, molto, molto interessante che racconta i suoi anni in Russia. Lei era stata educata nel famoso collegio fondato da La Caterina Caterina si chiama. Grande, lo Smolny. E quindi insomma, racconta tutta la storia di questa regina che insomma, ha una vita abbastanza complessa, soprattutto negli ultimi anni, gli anni della guerra e poi insomma i suoi ultimi anni di vita in esilio. E questo è Yelena di Luciano Regolo. Sempre in questo periodo, fai qualcos'altro anche tu? Io c'ho un libro anche sulla regina Elena. Questo Ah, ok, quello lì diciamo sì. qua, Elena di Savoia nell'arte per l'arte. Questo sfata una serie di falsi miti cioè dell'epoca, no, successivi sulla regina, nel senso il fatto che venisse dal Montenegro, questo paese povero tra le montagne. La regina, in realtà, essendo stata educata a San Pietroburgo, aveva avuto accesso a una migliore cultura della sua epoca, e quindi trascriveva poesie sotto uno pseudonimo, dipingeva. Ci sono tutta una serie. Questo libro nasce da una tesi di laurea di una studentessa, trasformata poi in pubblicazione, e racconta un po' la vita della regina e soprattutto la sua passione per l'arte. È davvero illuminante su un personaggio che in genere non viene accostato all'arte, quando invece è stata una grande mecenate, anche perché il Quirinale ancora oggi è una grandissima collezione di quadri dei primi del Novecento che venivano acquistati dal re e dalla regina durante le visite alle varie esposizioni d'arte in giro per il paese. Senti, Vittorio Emanuele III, Silvio Bertoldi, biografia corposissima, anche questa, di un sovrano che è pieno di luci e di ombre, una vita, come disse Zweig di Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica, Sì, su cui ci sono. che è in negativo, insomma, Sì, su perché. cui ci sono anche tanti, come dire, tante ombre che non Tanti dubbi. dovrebbero essere sue, tanti dubbi che non dovrebbero essere suoi, su cui ancora non sappiamo tutto, perché tanti documenti non sono ancora, come dire, accessibili. E quindi diciamo che sulla sua vita non è ancora stata scritta la parola fine. Un sovrano salito al trono a seguito dell'assassinio del padre, che è stato il sovrano che ha portato l'Italia Dell'età giolittiana. della prima guerra mondiale, quindi dell'Italia vincitrice nella prima guerra mondiale, poi dopo del ventennio e della seconda guerra mondiale, tutto quello che ne è conseguito. Di un sacco di altre cose, perché comunque era un grande appassionato di geografia, è stato chiamato nei primi anni del Novecento, per la sua caratura internazionale, anche di studioso, a
dirigere i lavori di alcune assemblee che dovevano discutere sui confini dell'America, dei paesi dell'America Latina, che altrimenti sarebbero scesi in guerra per modificare appunto la propria estensione, e il re si è messo lì con una matita su una cartina a disegnare i confini in base a fiumi e catene montuose, oppure per esempio aveva la passione per l'agricoltura, è stato il fondatore della FAO, un sacco di cose. Ah, che per la numismatica, anche lì la più grande collezione di monete del mondo regalata all'Italia e che oggi non è valorizzata a dovere, per esempio. Io sempre su questo sovrano ho questa pubblicazione così, che si chiama Sì è il re, è una pubblicazione molto recente, è stata fatta da una casa editrice, Nuova Carta, che ha acquistato all'asta un piccolo diario, che in realtà non è proprio un diario, ma un quadernino che il sovrano aveva regalato per i 50 anni di matrimonio alla regina Elena, in cui lui da giorno per giorno scriveva e annotava i fatti più importanti e dove erano, e questo diario comincia con il loro fidanzamento ufficioso a San Pietroburgo durante l'incoronazione dello zar, e da lì va avanti giorno per giorno, e questo libricino è il pretesto per scrivere tutta una serie di capitoli di vari autori in cui descrivono la storia d'amore privata tra questo sovrano e la moglie, che ricordiamo si sono sposati un po' per dovere, un po' perché innamorati tra di loro, ed è stato un matrimonio che ha funzionato per tutta la vita. Legati. Poi dopo c'è un libro in cui lì ci sono un sacco di storie sulla vita personale e privata proprio dei due sovrani. Senti, io direi di andare perché è più veloci, attacchiamo il ramo collaterale con questo, sempre Silvio Bertoldi, Aosta e gli altri Savoia. È una copertina andata bellissima con questa foto molto divertente di Emanuele Filiberto, la moglie Elena d'Orléans e i figli Aimone e Amedeo, che erano altissimi. Cioè, considerate che il padre era altissimo, la madre era altissima, fate conto di quanto potevano essere alti gli altri due, cioè i figli. 1,98 e 2,04. E al di là di questo, documentato, interessante, per avere insomma uno sguardo su questa su questo ramo secondogenito della dinastia italiana, che però comunque insomma ha fatto parlare parecchio di sé, perché ha dato personaggi di grande rilievo, tra cui Amedeo, no? Il morto prigioniero degli inglesi. Sì. Infatti io qua ho il libro che è uscito un paio d'anni fa proprio su di lui e sulla sua come dire, avventura nell'Africa orientale quando è stato viceré d'Etiopia, ed è un racconto fatto, c'è un libro scritto anche grazie a un sacco di racconti degli esuli, io ne ho conosciuti anche un paio alla presentazione di questo libro, e raccontano proprio queste persone che erano bambine all'epoca in cui durante la guerra sono arrivati gli inglesi e l'Italia ha perso quello che era il suo impero coloniale, ma pur nonostante tutto in modo abbastanza eroico l'esercito italiano ha avuto l'onore delle armi. Esatto, quando sì, e poi insomma vabbè, lui è morto prigioniero, però rispettatissimo dagli ufficiali inglesi che lo avevano prigioniero, insomma. Sì, che lo volevano liberare e lui ha voluto rimanere con i suoi soldati. Allora, sempre ramo Aosta, altro personaggio di grande spicco, non politico, perché lui non ha avuto assolutamente nessun ruolo, ma grande personaggio, diciamo, scientifico, sì. Il principe esploratore, il duca degli Abruzzi, Luigi duca degli Abruzzi, questo è un saggio scritto da un giornalista, Pablo Dell'Osa, lui è di abruzzese, di Pescara, e ha scritto questo, ha fatto questa enorme, anche qui parliamo di robe importanti, ha scritto questa biografia molto documentata, molto bella, secondo Alessandro su certi punti anche troppo approfondita, cioè si dilunga su
certe parti che lui avrebbe... Sì, diciamo, su tutte le preparazioni delle spedizioni... Allora, il principe esploratore, perché lui era un esploratore, lui era un esploratore, ha esplorato il polo, no? Il polo, era un ammiraglio appassionato di montagne, di alpinismo. Sì, 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 con questa grande voglia di... Era l'epoca dell'esplorazione, delle grandi esplorazioni, qui parliamo della fine dell'Ottocento, e quindi sì, era l'epoca dei grandi esploratori, e lui poteva permetterselo su tutti i punti di vista, e guidato da questa grande passione va in giro per il mondo, d'altronde fa parte, è un ramo, lui è il figlio del fratello di Vittorio Emanuele II, quindi Amedeo re di Sardegna, l'ex re di Spagna, e non avendo... Fratello di Umberto I. Un figlio di Vittorio Emanuele II? Sì, Amedeo. Sì. Amedeo era figlio di Vittorio Emanuele II, sì, sì. E quindi lui, non avendo il fratello maggiore, Emanuele Filiberto, era il capo del casato, lui, libero da qualsiasi tipo di impegno, si dedica alle esplorazioni. Finanziato dalla regina Margherita. Sì, poi dopo la regina Margherita gli mette anche uno stop ai suoi amori. Lui si era innamorato di una ragazza, di una ricchissima americana, che però non, la regina Margherita non gli fa sposare perché, insomma, non si faceva, no? Non era idonea, diciamo, alla casa reale. Quindi c'è anche la storia, se fosse interessati, c'è anche la storia d'amore. Sì, non è solo un libro sull'alpinismo. No, però sì, no, però c'è tutta la parte sulle preparazioni delle imprese, che è abbastanza... Sì, perché comunque erano imprese che non ci volevano anni. Lui ha avuto accesso ai diari, ai quaderni di Luigi di Savoia, perché sono conservati dall'attuale Duca d'Aosta, da Amedeo Duca d'Aosta, e quindi lui ha avuto accesso a tutta questa documentazione, quindi è un libro molto, molto, molto approfondito e molto serio a questo punto di vista. Quindi, se siete interessati del genere, ad Ancona c'è il liceo, adesso è stato fuso con un altro istituto, però il liceo scientifico, storico, il primo liceo scientifico di Ancona si chiama Luigi di Savoia, e credo che nessuno sappia perché si chiama Luigi di Savoia. Però... Che è triste. Eh? Che è molto triste. Lo so, noi ci abbiamo avuto anche l'ospedale Umberto I, perché... Vabbè, qui a Torino non ti faccio l'elenco, perché... No, vabbè, sennò... ancora, voglio dire, Marco, la regione più repubblicana d'Italia, voglio dire, già l'ospedale Umberto I e il liceo Luigi di Savoia, cioè, è un evento storico, capito? Quindi, però non credo che sappia nessuno perché si chiama Luigi di Savoia, peccato, perché... Io l'avevo tra l'altro anche segnalato il libro, dicendogli se volevano, però non hanno gradito. Non c'è stato riscontro alcuno. Allora, altro Savoia, Aosta. Gigi Speroni, la saga degli Aosta. I Savoia scomodi. Quindi nel titolo dice tutto, racconta, diciamo, tutta la dinastia, che poi, insomma, non è così lunga, perché partiamo da Amedeo, l'ex di Sardegna. Sì, poi... partiamo da metà 800 in avanti. Sì, 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 sì. E quindi tutte le vicende di questo ramo dei Savoia, che sono sempre... La cosa triste è che non c'è nessun libro sui Savoia a Genova. No, io non ne conosco nessuno. No. Sì, poi sempre su Savoia. Io non so perché ho tutti questi libri su Savoia, sugli Aosta. Sei appassionata. Duchi d'Aosta. Devo dire che sono stati un po' regali, un po'... acquistati così, forse casualmente, forse perché mi piacevano. Posso dire, si può dire, sì, oppure no. Cioè, a me, comunque, a me Amedeo è molto simpatico, tu lo sai. E qui un aneddoto, che anche se è tardissimo un aneddoto, allora dovete sapere che io sono stata il tramite per il quale
Alessandro Sala e un altro nostro amico di Roma hanno conosciuto Amedeo d'Aosta alla presentazione di un suo libro, perché ero stata invitata dall'autrice del libro, dalla coautrice del libro, insomma, quindi noi abbiamo un po' di simpatia per il ramo Aosta, in particolare Giusto un po'. giusto un po' per Amedeo, però insomma, se noi siamo, cioè, io sono storica di formazione, lui è uno storico di passione, per cui noi parliamo di tutti, non ci abbiamo remore No, assolutamente. no, assolutamente. Ok, allora Umberto. siamo arrivati, infatti, non ho capito perché ce l'ho messa qua. Allora, l'altro libro di cui dicevo, a cui siamo stati invitati, alla presentazione del quale siamo stati invitati, è questo, ed è Cifra Reale, scritto da Amedeo di Savoia, insieme a una mia amica giornalista, Danila Satta. Danila Satta, conosce Amedeo da tantissimi anni, quindi ha in pratica raccolto le sue memorie, i suoi ricordi e gli ha fatto, non è un libro autobiografico, ma Un libro interattivo. è un libro intervista di ricordi. Lei ha lavorato da giornalista, nel senso che gli ha fatto anche domande scomode, tutto sommato, hanno affrontato momenti della sua vita un po' Luci e ombre. luce e ombre, racconta moltissimo della madre, del padre no, perché praticamente non lo conosce, e della nonna Elena d'Orléans, insomma della sua vita da ragazzino, E di tutte le parentele. tutte le parentele, perché Amedeo, pochi lo ricordano, ma essendo figlio di Irene di Grecia, è legato a tutta una serie di personaggi reali, tra cui il Duca di Edimburgo, insomma, Anche la regina Elisabetta certo, sì, e di quindi, Roma. sì, e, insomma, sì, attraverso il ramo, attraverso la Grecia. E quindi, insomma, è molto interessante perché ci sono un sacco di ricordi in prima persona, di racconti, di aneddoti. Insomma, è bello, molto bello e Un gran bel libro quello. Poi è veramente. un libro veramente scorrevole, molto piacevole da leggere, Guarda, c'è un quindi. grandissimo albero genealogico che io adesso qua non so dove ho messo, però c'è un grande albero genealogico per chi non si raccapezza bene tra tutte le parentele, è molto utile perché si apre, si stende, si controllano tutte Le varie ramificazioni. le ramificazioni, sì. Questo recente perché è uscito nel 2014, mi pare, quindi insomma si può. 2013. 2014. 14, ok. 2014. Senti, io sempre, poi dopo possiamo, no, volevo dire un altro libro invece di ricordi, è questo, che questo, devo ammettere, è difficile da trovare. La Sì, parola io non l'ho mai trovato, lo ammetto. di cristallo, sono i ricordi di Enrico d'Assia. Enrico d'Assia è il figlio di Mafalda. Quindi il nipote di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, il figlio di Mafalda, cioè la principessa morta a Buchenwald. E in questo libro lui racconta la sua infanzia con i nonni. Ci sono dei ricordi bellissimi di questo bimbo che vive appunto in Italia, perché poi lui è figlio di un'Astia, di un principe tedesco, ma vive per la maggior parte della sua infanzia in Italia e quindi con i nonni. E ci sono dei racconti molto molto teneri di questi nonni che vengono, cioè lui li guarda con gli occhi del nipote, ovviamente non quelli cioè,
sovrano e la regina. E quindi è veramente molto interessante. Lui è un artista, è morto abbastanza giovane. Era un artista, un pittore, uno scultore. E niente, questo è veramente, se l'ho riuscito a trovare, è veramente bello, veramente molto bello. Lui, la sua nonna paterna, era Margrethe von Prussen, cioè la sorella del Kaiser Guglielmo II, quindi la figlia di Vicky, e quindi lui è discende dalla regina Vittoria, anche lui. Così. Figlioccia della regina Margherita, qui deve il nome. La Margherita, appunto, quindi giusto così per dare un Giusto inizio. per fare un po' di incastri. Esatto. Io ho saltato un po', se vuoi, vai. Niente, no, io volevo poi ricordare questa biografia di Umberto II, scritta da Lucio Lami, è importantissima perché è stata pubblicata per la prima volta nel 92, poi riedita nel 2011 o 2010 con una serie di nuovi documenti a cui ho avuto accesso l'autore perché sono stati tolti dal segreto i documenti militari sulla Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. E quindi proprio il passaggio, gli anni del 42-45 in Italia, ci sono veramente una serie di capitoli interessantissimi dove ci si rende conto che forse su quello che spiegano a scuola non è proprio tutto come ce lo spiegano, insomma. Ci sono un sacco di documenti dove i generali americani scrivono a Washington raccontando quello che era l'Italia dell'epoca, sia tra i politici, sia tra la Casa Reale, insomma. Si fa un po' di chiarezza e ci si mette anche le mani nei capelli per un sacco di cose che non sono andate nel modo corretto, ovviamente. Dunque, io ho saltato questi due. Allora, questo è un libro scritto da Maria José, cioè sono le memorie di Maria José. Naturalmente lei racconta, come dice Alessandro, Sì, racconta solo la favoletta, racconta la sua mettiamola. realtà, però se volete, cioè questo, se lo È una trovate. lettura interessante perché è uno spaccato su quella che era la famiglia reale belga nei primi anni 20 del Novecento, però non va preso per oro colato, mettiamola così. Vabbè, Mondadori, vabbè. Invece il primo libro importante di Luciano Regolo è questo, è la sua biografia su Maria José. Allora, lui ha, non mi ricordo di che anno è, allora, è del 97. Lui ha intervistato a lungo e più volte Maria José, che all'epoca viveva in Svizzera. E quindi è un racconto molto documentato, ma anche con tante parti di intervista. E questo è stato appunto il suo primo libro dedicato ai Savoia, e sempre abbastanza, lui è uno che scrive cose corpose, però anche questo è molto 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 interessante, scorrevole. Lui è un giornalista, scrive molto bene, scrive in maniera insomma divulgativa, non è uno storico, appunto, quelli che so, facciamo di fatica a digerire, ecco, in questo senso. Dunque, sempre su. Allora, io su Maria José ho variate cose. Questo poi, sempre Enrico Petacco, La vita e i segreti di Maria José. Ora, Maria José, come, secondo me, come esattamente come Margherita, c'ha un alore romantico, la regina di Maggio, la regina esiliata, e quindi, insomma, per tanto tempo sono state scritte biografie su di lei, per raccontare la sua vita, anche un po', secondo me, per non scrivere di Umberto, è stato scritto su di lei, come per Umberto I. Per Umberto II è stato, diciamo, analizzato il personaggio di lei per, diciamo, un po' Sì, che poi in bypassare. realtà è un personaggio interessantissimo. Sì, lo so, però, infatti, qui Bertoldi, Silvio Bertoldi ha abbinato l'ultimo re e l'ultima regina,
la fine della monarchia, insomma, il racconto degli ultimi anni della monarchia italiana. Proprio sulla fine, io c'ho anche questo libro qua, che questa, da un punto di vista storico è molto importante, perché l'è scritto da Falcone Lucifero, che è stato l'ultimo ministro della Real Casa, proprio con Umberto II, ed è un libro scritto, sono gli estratti dei suoi diari tra il 44 e il 46, quando lui incontrava tutte le forze politiche e faceva quello che oggi fa il segretario generale della Presidenza della Repubblica. Da un punto di vista storico è una lettura, non è facile, ma è sicuramente importantissima. Allora, poi diciamo, noi queste, abbiamo finito con le biografie. Sì, adesso c'è abbiamo una serie di letture, come cos'è che hai detto, letture ludiche? Sì, più leggere, sì. Divertenti. Allora, questo ce l'abbiamo tutte e due, però lo mostro io perché lui non c'ha la copertina, e questo è I gioielli di Casa Savoia, Maria Gabriella Savoia e Stefano Papi. Stefano Papi è un grande, lui credo che lavori per Christie's a Londra, è un esperto di gioielli storici, ha scritto moltissimi libri molto belli, tra cui uno molto bello sui gioielli di Romanov, che ho qua ma non posso prendere perché sennò cade tutto. Anch'io. Anche tu ce l'hai? Sì. Oh, sì, aspetta, no, però possiamo far vedere, perché voglio dire, insomma, tutto sommato. Okay. Allora, eccolo qua, questo tomo, Gioielli di Romanov. Allora, lui è un grande esperto di gioielli. Qui ha lavorato insieme a Maria Gabriella per ricostruire i gioielli di Casa Savoia. Sì, un libro, questo è un pezzo da collezione. Sì, è un libro naturalmente di grandi foto, grandi immagini. Sì, ha avuto anche accesso ai documenti e agli schizzi dei gioielli delle varie gioiellerie italiane usate dalla famiglia reale, quindi è davvero una bella pubblicazione. Allora, questo non si trova più, ve lo diciamo, no, già. Si trova, almeno io l'ho trovato una volta, perché cercavo altre cose, mi è capitato sotto mano a dei prezzi stratosferici, molto di più di quello che era il prezzo iniziale, cioè 5-6 volte tanto. Ok, vai, io l'altro non ce l'ho. Io sempre sui gioielli ho questo qua, che è il catalogo di una mostra fantastica che era stata fatta alla Reggia di Veneria Reale nel 2009, e anche qui analizza quello un pochino che era la corte, la vita di corte, che era assolutamente molto fastosa e importante, soprattutto sotto il regno della regina Margherita, poi un pochino più austera durante il periodo della regina Elena, ma comunque ci sono tutta una serie di fotografie di gioielli, perché sia di quelli privati prestati dagli attuali proprietari e discendenti delle sovrane, delle principesse sabaude, sia quelli del tesoro del santuario di Europa, che era un santuario a cui Savoia erano molto legati, che comunque bene era una Madonna, a cui la dinastia, a partire dal 600 in avanti, ha donato un sacco di gioielli per vestire la statua della Madonna. Ed era stata veramente una mostra fantastica. Questo è un libro che si trova facilmente, mi sembra anche sul sito del bookshop della Reggia, ce n'è ancora, nonostante la mostra sia di 11 anni fa, ce ne sono ancora tanti di questi libri e si trovano anche a prezzo. È un libro, se vogliamo, un po' particolare, perché c'è un errore, è un po' il gronchi rosa dei libri, no? Perché diciamo che ci sono foto di gioielli che non erano esposti. La copertina con quel diadema. La copertina, ma anche sì, beh. La copertina con il famoso diadema di Musi della regina Margherita. No, ma anche... invece Vittorio Emanuele non prestò, non fece. Esatto. C'è anche questa bellissima guarur di tormaline rosa che fa ancora oggi parte della proprietà di Vittorio Emanuele, che ha fatto fotografare per la mostra e poi all'ultimo minuto ha deciso che non prestava più, e quindi in mostra c'erano solo le fotografie. Mentre c'erano un sacco di gioielli importanti prestati dalla principessa Maria Gabriella, dal duca Amedeo, che assolutamente li ricordo ancora benissimo.
Sempre sulle mostre legate alla corte italiana della Reggia di Venaria Reale, c'è questo libro qua, I Manti Reali a Corte, che è un capolavoro assoluto perché è stato fatto su quello che era il corredo nuziale di Maria José, quindi tutta una serie di abiti e manti di corte, per cui su ogni pagina c'è una foto. Sono conservati dalla principessa Maria Gabriella a Ginevra. Ginevra ha questa fondazione, Maria José. Nella fondazione che io ho visitato tanti anni fa, nella fondazione, nell'archivio della fondazione ci sono questi manti e abiti di tutto. Sì, che vengono prestati regolarmente per mostre in giro per l'Europa. Sono stati a Istanbul, mi sembra siano stati a Parigi, a Berlino. Un anno fa erano di nuovo in Italia perché erano al Castello Reale di Sarre in Valle d'Aosta e sono la dimostrazione del Made in Italy italiano, della grande eccellenza della moda italiana negli anni 20 e negli anni 30, perché sono tutte sartorie di Torino, di Milano, di Roma e di Napoli che hanno fatto dei veri capolavori che meriterebbero anche di essere un pochino più conosciuti. Il manto della principessa Mafalda è nelle mani dei discendenti, cioè dei Langravi d'Assia, e viene utilizzato dalle spose della famiglia il giorno del matrimonio. Sì, il manto che lei aveva fatto fare per il matrimonio del fratello di Umberto al Quirinale, sì. Che Sì. E è color panna, color crema, forse. racconta Enrico, il figlio, che la madre, che era uno scriccio, era minutissima, sotto il peso di questo manto, veniva schiacciata e che un giorno, salendo le scale del Quirinale, viene tirata indietro dal peso e cade, si rotola addosso a un ministro. Insomma, c'è una storia molto divertente di questo, legata a questo manto di Mafalda. Poi, sempre sulle pubblicazioni che adesso iniziano a essere invece difficili da trovare, ma che se trovate assolutamente va presa, è Vita di Corte in Casa Savoia, scritto sempre da Maria Gabriella e da Stefano Papi. Questa pubblicazione con foto inedite, private, appunto, che lei ha di famiglia che ha raccolto con la sua fondazione, racconta quello che è stata la vita nei vari palazzi reali dei quattro sovrani d'Italia, e quindi principalmente salta un pochino Vittorio Emanuele II perché parla o sfrutta le regine per parlare poi della vita di corte, e quindi a partire da Margherita in avanti ci sono tutta una serie di foto private, di aneddoti, documenti, davvero interessantissimo perché ci sono delle immagini che è raro trovare, magari anche online, e quindi si scopre un mondo che, se non fosse per questo libro, andrebbe perduto, perché è il primo libro a parlare di cifre reali, manti di corte, perché questo è dei primi, mi sembra sia del 2001, davvero si scopre un universo dimenticato. Poi, Gli altri sono tutti e due tuoi, sono gli ultimi sì, due io libri, c'ho più quasi finiti. ancora. Sempre legato alle mostre fatte a Venaria, dalle Regge d'Italia, era stata una mostra fatta 3 anni fa, mi sembra. Il libro si trova regolarmente appunto sui vari siti e racconta tutto quello che era l'avventura degli oggetti, degli arredi, delle regge usate dall'Unità d'Italia in avanti per tutta la penisola, delle varie trasformazioni, fino alla donazione di Vittorio Emanuele III nel 1919, quando dona, diciamo, il 90% di queste proprietà allo Stato per farne musei, per farne sedi ufficiali delle varie province. Per esempio, ancora oggi il Palazzo Reale di Palermo ospita il Parlamento della Regione Sicilia, mentre magari tanti arredi di alcune regge, come quella di Monza, finiscono nelle ambasciate italiane all'estero, e ci sono ancora oggi, ancora il presidente, mi sembra, in Audi o chi, si lamentava che nelle ambasciate della Repubblica Italiana all'estero si usavano i piatti con la corona del Regno d'Italia.
per esempio, ed è veramente, era stata una mostra epica perché raccoglieva un sacco di materiale dai, diciamo, anche dal Quirinale, soprattutto materiale che il Quirinale non espone più, dal trono agli oggetti privati dei sovrani, e c'è tutto catalogato e in più è contestualizzato nelle varie residenze che hanno girato, perché questi arredi, esattamente come noi ci trasferiamo, ci sportiamo dietro i mobili, così veniva fatto dai reali. L'ultimo libro con cui chiudo è una piccola chicca che riguarda, scritto da Maria Gabriella, questo è veramente sottilissimo, un fascicoletto più che un libro, La Sindone, Casa Savoia, la principessa in occasione dell'ultima ostensione fatta a Torino nel 2015, ha raccontato quello che è stato il rapporto tra la famiglia e la più importante reliquia della cristianità, che per più di 5 secoli è stata proprietà della dinastia, e appunto andando a scovare anche e soprattutto il materiale medievale con i vari passaggi di proprietà. È davvero un aspetto interessante, perché soprattutto il padre, Umberto II, era legatissimo, era molto religioso ed era molto legato a questa reliquia che poi lascerà per testamento al Papa, e aveva tutta una collezione di stampe antiche che riguardavano le varie ostensioni fatte tra Chambéry e Torino. Questa è una chicca, non so esattamente se si trova, se si possa trovare in giro, penso di sì, perché c'è dietro il codice, quindi si dovrebbe trovare. Ok, abbiamo diciamo, dato tutto, tirato fuori tutto quello che avevamo sui Savoia, quindi adesso... Cioè, proprio tutto no, tutto quello di qualità. Certo, quello che pensavamo fosse più interessante. Adesso quindi letture estive in abbondanza, assolutamente. Come dicevo prima, io metto tutta la lista nel box sotto al video, la diretta rimane registrata sul mio canale, i commenti sono disattivati perché non avremmo potuto rispondere, li riattivo, però se volete avere informazioni, notizie, qualsiasi cosa, noi siamo contattabili soprattutto su Instagram. Sì. Io su Instagram sono Marina Minelli, Marina_Minelli_, cioè trattino basso, però vabbè, insomma, basta. Si trova, basta cercare. E Alessandro invece su Signa Royals. E insomma, siamo. Qualsiasi dubbio o una domanda in chat, ci scrivete, noi rispondiamo sempre a tutti quelli che ci scrivono. Sì. E siamo, insomma, adesso diciamo, questa è stata un debutto. Poi abbiamo in programma un'altra cosa sui Savoia, un po' più elaborata, complessa, e siccome poi è impegnativa anche, abbiamo pensato di spostarla alla fine dell'estate, in modo che così c'è un pochino più di persone, che stasera, che è una serata calda, tutti a spasso, giustamente. Possiamo dare un piccolo indizio? Dai un indizio. Diciamo che sarà una chiacchierata scintillante. Molto scintillante. E anche su questo Alessandro è un grande esperto e... Ha notizie, perché insomma ha fatto ricerche, quindi niente, torneremo prossimamente. Intanto siamo riusciti a stare in 1 ora e un quarto, che io non credevo. Niente, basta, ringraziamo tutti e auguriamo buonanotte. Io adesso sto guardando i WhatsApp e ho avuto qualche messaggio di amici che ci stanno seguendo, e quindi ringraziamo tutti. Ricordo appunto che rimane registrato, quindi insomma ve lo potete riguardare, che è avanti, indietro, eccetera. E niente, insomma, grazie e a
alla prossima. E spero che insomma mi siate un pochino divertiti, no, perché non è che ci siamo fatti grandi risate, però insomma abbiamo passato un'ora, abbiamo dato qualche spunto interessante, qualche spunto interessante di lettura per questo periodo insomma di vacanza, che si spera insomma si legga un pochino di più. Una domanda sempre Sebastiano D'Urso ci chiede su Maria Francesca, quintogenita Vittorio Emanuele III, esistono libri? Non ho mai trovato niente. Io non ne conosco, anche lì un personaggio, so che i nipoti le avevano chiesto di scrivere l'autobiografia soprattutto sul periodo passato nei lager nazisti tra il 43 e il 45, che lei non ha mai voluto, addirittura non voleva parlarne. Infatti sapevo che lei non voleva assolutamente parlarne. So che gliela avevano chiesto i nipoti e lei si è sempre rifiutata. Io credo che sono quasi certa che sulla famiglia di Vittorio Emanuele III non ci sia nulla, tranne un libro che io non ho però, su Mafalda. Allora, nel libro che ho fatto vedere per primo, Ritratti Sabaudi, c'è un profilo di tutti i vari personaggi, quindi o comunque biografie corpose sulla famiglia. Una biografia corposa non è certo, non credo che ci sia nulla, anche se effettivamente sono personaggi, Mafalda, la vicenda di Mafalda, la vicenda di Giovanna sposata a Boris di Bulgaria, insomma ci sono personaggi che hanno avuto... di Giovanna parla molto il figlio Simeone nella biografia, nell'autobiografia. Non l'abbiamo presa. Io ce l'ho in francese. Io ce l'ho in italiano. Nell'elenco. Simeone di Bulgaria, figlio di Giovanna e di Boris di Bulgaria, è stato tra l'altro esecutore testamentario di Umberto, quindi legatissimo a... ma lui racconta, deve tutta la sua vita ai nonni che li hanno aiutati durante il periodo dell'esilio, perché i comunisti gli avevano tolto tutto, loro vivevano grazie a quelli che li chiamavano nonna Italia. Il padre è stato assassinato dai nazisti, quindi insomma il loro zio. La cosa più interessante che racconta, al di là del fatto che fa scoprire la Bulgaria, che è un paese che noi italiani conosciamo molto poco, la cosa più interessante che racconta è che gli ebrei bulgari che sono stati evacuati dalla Bulgaria e sono scappati negli Stati Uniti, sono scappati grazie ai sovrani d'Italia che hanno mandato le navi della Croce Rossa, e questo in Italia non viene detto assolutamente, non si può dire. E Simeone ci va giù molto pesante nel libro, accusando la classe politica italiana che racconta in modo fazioso questi avvenimenti storici. Su quest'epoca c'è difficoltà a parlarne, proprio a parlare in maniera non c'è limpido, non è limpido. Giovanna di Savoia e Boris si sono sposati ad Assisi, perché lei aveva fatto era ammalata insieme alla sorella, non mi ricordo di che malattia, tifo, una cosa del genere, e aveva fatto voto che si sarebbe sposata ad Assisi. Si è ammalata a Racconigi, c'è ancora adesso la galleria dove erano state curate, che per essere igienizzate gli affreschi sono stati imbiancati a calce. Per io non sbaglio, qui facciamo un affresco storico. Allora, aspetta. Si è sposata ad Assisi, è diventata poi terziaria francescana ed è sepolta ad Assisi, tant'è vero che l'anno scorso, 2 anni vicino fa, ai frati, c'erano 10 anni della morte ed erano ad Assisi, Simeone era ad Assisi. Sì. Ma ti dirò di più, che se io non erro, lei è stata curata da un famoso medico dell'epoca, lei e la sorella sono state curate da Augusto Murri. Augusto Murri è marchigiano di Fermo, grande medico, grande internista, il medico che riporta il paziente al centro dell'interesse, quindi un uomo, una figura importantissima per la medicina. In quell'occasione, curando le figlie del re, il re gli chiede come lo può ripagare, quale cosa può fare, e lui gli chiede la grazia per la figlia, perché la figlia era stata condannata
per l'omicidio, come complice insieme al fratello per l'omicidio del marito, il famoso caso Murri. Diciamo, primi anni del Novecento, la figlia di Augusto Murri e il fratello Tullio Murri praticamente combinano l'omicidio del marito di lei, che era un personaggio fedifrago, eccetera. E quindi questo grande, famosissimo caso di cronaca, che è legato comunque collateralmente a Savoia, perché il re concede poi la grazia a Linda Murri, appunto, per in seguito a questo intervento di Augusto Murri nella malattia delle figlie. Quindi è tutto legato, perché la storia è tutta una cosa che si intreccia, che ci si ritrovano le cose. Quindi, insomma, noi non siamo assolutamente appassionati di storia, cioè, vorrei... Vero? Zero. Pochissimo. Però, insomma, belle queste cose così. Vabbè. Allora, ci stanno dicendo che anche Renato Barneschi e Cristina Siccardi hanno scritto su Mafalda. Sì, di Mafalda hanno scritto, ci sono biografie su Mafalda, perché comunque... Sì, fatto che è morta nel lager di Buchenwald attira molto di più l'attenzione del grande pubblico rispetto magari alla sorella Maria Francesca, che anche lei è stata internata, ma di cui spesso non si... La sorella che, insomma, è origine di Bulgaria, con una... Cioè, anche... Sì. Una esplosiva praticamente. Sì, che ha dovuto affrontare un colpo di stato comunista e in poche ore è dovuta scappare con il rischio di essere linciata. Quindi... Ma non solo, perché il fratello di Boris viene... Lui è stato uccidato proprio. E lo stesso corpo di Boris viene fatto sparire, ancora oggi non è mai stato ritrovato il corpo, la tomba del... dire Boris era stata profanata da queste truppe sovietiche e sparito. Bene, con questo chiudiamo, salutiamo tutti, rimaniamo registrati e niente, se avete domande siamo qua. Su Instagram ci siamo a rispondere a tutte le vostre dubbi, questioni, eccetera, eccetera. Grazie di essere stati ad ascoltarci e anche grazie a chi ci vedrà successivamente. E grazie a Alessandro Sala che ha fatto... Grazie a te, Marina. Abbiamo fatto insieme questa carrellata e alla prossima. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Rimanete, quello è bello, veramente. Scintillante. Buonanotte. Buonanotte a tutti.